Però tornando su Marino, come dice Sì. il quotidiano, straniero, non basta l'onestà. Qui per condurre, essere il primo cittadino di una grande città, ci vuole competenza, ci vuole pragmatismo, ci vuole autorevolezza e altre cose che Marino assolutamente non ha. Marino è ingenuo. A mio avviso è stato considerato un po' un fantoccio da parte di alcuni suoi componenti della giunta, da parte di alcuni suoi consiglieri, da parte di suoi funzionari e da parte di potenziali fornitori di servizi e beni dell'amministrazione capitalina. Quindi Senatore Arrigoni, la Marino Lega non si candida, chieda. senatore Arrigoni, la Lega si candida alle future. Non sappiamo quando, ma alle future elezioni per il sindaco di Roma. La Lega arriva a Roma e vuole portare un proprio uomo o donna a Roma come sindaco, sì o no? La Lega è disponibile, si mette a servizio dei cittadini romani, magari non come Quello Lega Nord, certamente. ma attraverso il suo movimento collaterale, noi con Salvini. E noi siamo per il servizio del territorio e per il servizio dei cittadini. Marino non chieda un'altra chance dopo quella che ha chiesto e gli è stata concessa dopo lo scandalo, lo scoppio di mafia capitale, perché quello che è successo da allora, insomma, è patetico. Oggi abbiamo registrato sostanzialmente la bancarotta quasi dell'ATAC, le buche nella città di Roma aumentano in quantità, in dimensione, in profondità, la scontentezza dei romani è palpabile, c'è il problema dello sfalcio dell'erba, il problema della potatura delle piante, un disastro, i mezzi, le metropolitane che viaggiano con le porte aperte, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri, Va insomma. detto Quindi una abbia. cosa che a porta aperta il macchinista aveva chiesto ai passeggeri di scendere, insomma, non Sì, è. comunque Marino deve avere un sussulto di dignità e E rassegnare le sue rassegnare le dimissioni. dimissioni.